Bene, è l'ultimo video assicurato, voi non mi vedete più da ora 18:20 fino a domani, intorno a quasi l'ora di pranzo promesso. Allora, il Perugia doveva onorare Luciano Gaucci e così è stato. La squadra che fu del grande maestro Gaucci si è imposta quest'oggi a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia nel turno 22 del campionato cadetto di Serie B. Innanzitutto, nella prima frazione c'è stato il rigore appunto per il Perugia trasformato da Iammello al 18esimo. Pareggio momentaneo di Canotto al 25esimo. Nel secondo tempo, Iemmello fa bis sia del gol e del rigore. Quindi, insomma, vabbè, non avendo la vista, non posso dare un giudizio se i falli c'erano o meno. Comunque, questo lo so, che il Perugia ha vinto. E la sua vittoria comunque era quotata abbastanza bene, 2,75-2,80. In classifica a questo punto il Perugia sale di qualche posizione, sale in sesta posizione a 33 punti, seconda vittoria di fila nelle ultime 5 partite, mentre la Juve Stabia è a solo un punto dalla zona calda dei playout. Juve Stabia che sarà impegnata tra 5 giorni, quindi presumo di venerdì, in casa dell'Ascoli, undicesima a 30 punti. Comunque in Serie B, per esempio, per quanto riguarda i discorsi promozione, a parte il Benevento di Super Pippo Inzaghi, il Pordenone e il Crotone 2 KO di fila nelle ultime 2 partite. Pordenone secondo posto, che vale l'accesso diretto alla Serie A con 35 punti, il Crotone terzo con 34. Crotone che giocherà sabato in casa contro la Cremonese, che è 17esima a 23 punti. Il Pordenone se la vedrà sabato in casa contro il Livorno, che come la Cremonese naviga in zone brutte, ma ancora più brutte, perché se la Cremonese è a più 3 dalla zona retrocessione diretta, il Livorno è proprio all'ultimo posto, retrocessione diretta a 13 punti. Comunque, chiudiamo tutto. Il Perugia vince Castellammare di Stabia per 2-1 con doppietta di Iammello con 2 rigori, onora il compianto Gaucci, morto ieri. Ricordiamo che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Grazie a tutti per oggi, che credo vi ho arricchito abbastanza di video. È tutto. Ci vediamo domani mattina, sicuro, con il video per l'Inter, e poi vediamo. Sicuro esce anche un secondo video. Grazie a tutti, buona serata, buon proseguimento di domenica e buon inizio di settimana a tutti da domani fino al prossimo fine settimana. Ciao!